soddisfatto dell'attività di ascolto che si è fatto in questi mesi, in queste settimane, anche trarre dal lavoro fatto da parte di tutti in questi mesi le cose buone e le cose che vanno riviste. Quindi l'idea che è venuta fuori anche dall'ascolto di tutte le istituzioni presenti in comitato, che noi dal 1° giugno emetteremo una nuova ordinanza. Ci saranno diverse novità importanti che ovviamente non anticipo perché le stiamo definendo, e da qui al 31 maggio prorogheremo chiaramente l'ordinanza che nel frattempo ha cessato i suoi effetti. Però quello che mi soddisfa è pensare alla nuova ordinanza, perché ci sono delle cose che hanno funzionato e altre che non hanno funzionato. Ci tengo però a sottolineare che l'ordinanza non ha una funzione salvifica, e ciò che può aiutare ancora di più rispetto a quello che di buono si è fatto è quel lavoro di confronto, di concertazione, di condivisione, insomma un po' il metodo che utilizza il Comune di Napoli sempre, che sta utilizzando il presidente Chirico con la consulta della notte nel centro storico, questo metodo di confronto.